l'altra volta abbiamo visto, ho fatto un po' una descrizione dei problemi, della configurazione, secondo me, terribile della società, appunto quella che, diciamo, in chiave di Pasolini, come lui la vedeva, quindi il conformismo, il consumismo, e oggi invece vorrei dare delle alternative concrete, molto pratiche, a questo problema della società, appunto, perché diciamo, per chi non accetta questo totalitarismo del consumismo, perché come ho detto l'altra volta, o si è consumista oppure non si può vivere, non, al di fuori, se uno si rifiuta di essere consumista, ad accettare le sue regole, non ha nessun diritto, neanche la libertà, non ha diritto alla libertà, alla felicità, nessun tipo di diritto. Ed è per questo che occorre avere delle alternative di vita. Le alternative che do sono molto pratiche. Volevo dire che il discorso che poi farà Alessandro dopo sulla scienza, il dogmatismo, questo atteggiamento fideistico, si collega molto, nel senso che la realtà che ho descritto l'altra volta ha come base quello che poi mi dirà. Cioè, questa estrema fiducia, quasi come se fosse una fede cieca nella scienza, nel progresso, che alla fine è la stessa fiducia fallace che Leopardi criticava già all'epoca durante il Illuminismo, tutto torna. Comunque andiamo avanti. Partivo da questo progetto che forse lo conoscete, si chiama Picasso Food Forest ed è a Parma, nell'incrocio tra via Guglielmo Marconi, via Marconi e via Picasso. Quindi, se voi prendete da tangenziale, andate verso, diciamo, Pitaos, tangenziale sud, credo. C'è questo progetto che è un fruttorto, e io quando ho iniziato a fare la mia attività agricola, che adesso sta diventando un ecovillaggio, mi ero molto ispirato a loro, perché loro hanno cominciato nel 2010 ed erano i primi in Italia a fare questa cosa. E io ce l'avevo pochi chilometri ed ero andato subito a vederli. Quando avevo lasciato l'università nel 2013, ho andato lì a vederli perché volevo... Io ho fatto agricoltura in maniera tradizionale solo un anno, poi ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, volevo delle alternative, volevo fare un tipo di agricoltura sostenibile che fosse semplice da fare, che producesse tanto cibo e rispettasse l'ambiente e fosse, diciamo, consono per creare una realtà comunitaria di persone che vivano in maniera autosufficiente senza dover per forza vivere come facevano i nostri parenti, i nostri antenati, che facevano delle fatiche incredibili per mangiare poco, no? Quindi un sistema di agricoltura che è basato non sul coltivare, ma erbe, quindi ortaggi, ma piante. Perché la pianta, voi la mettete, all'inizio la dovete curare, ma in pochi anni poi sarà indipendente, e più invecchierà, più farà cibo, senza che voi dovete lavorare, dovete solo raccoglierla. Per esempio, invece di coltivare l'insalata, che dovete zappare la terra, mancarla, c'è una fatica incredibile, tutta l'estate doverla innaffiare, un sacco di acqua, dovete stare attenti ai parassiti, e poi quando voi la togliete, la mangiate, sparisce, quindi va disseminata, e quindi anche se avete una grande estensione dovete usare petrolio, carburante, trattore, tutti dei mezzi sofisticati. Se voi invece di fare l'insalata in questa maniera, mettete un tiglio, la fate crescere, prendete le foglie, le condite, le mangiate, sarà una realtà dolce e non ce la faticare. Quindi cioè, sono tante, ma tantissime soluzioni. Il pane, invece di farlo col grano, farlo con le farine. Una volta il castagno, se voi andate a vedere, veniva chiamato pane d'albero, perché il pane si faceva col castagno, quindi si raccoglievano le castagne, cioè c'era la farina, ed è molto molto economico a livello di sforzo, nel senso non bisogna faticare, dovete solo andare a raccogliere castagne. Invece per fare la farina col grano c'è uno squilibrio ambientale, dovete distruggere un ecosistema, usare un sacco di prodotti chimici, un sacco di risorse di idrocarburi, concimi, e c'è una devastazione del paesaggio. Invece oggi il grano comunque e i castagni abbandonati. È come se chi ci governa ci avesse, diciamo, dato degli strumenti conoscitivi che ci alienano invece che renderci liberi, e ci hanno fatto perdere i valori che i nostri antenati hanno cercato di mettere nell'agricoltura, quindi certe piante rispetto... La pianta è permanente, voi morirete, lei rimarrà e servirà anche per le generazioni future, mentre un campo più delle volte per renderlo coltivabile va avvelenato.
Ecco, Picasso Food Forest è stato il primo progetto in Italia, ma in Italia che ha fatto questa cosa. Diciamo che il concetto di Food Forest è molto vecchio, è degli anni 70 ed è nato in Inghilterra. Perché in Inghilterra, diciamo, la Gran Bretagna è stato il primo paese dove l'agricoltura ha dimostrato dei problemi, nel senso a livello di inquinamento, nel senso che ci si è resi conto, ci si è resi conto che, per esempio, per fare un panino, se voi ci considerate un panino, uno che compra un tramezzino, questo panino trasuda di petrolio, cioè dal confezionamento al fare il pane, poi al mettere dentro il prosciutto, al levare i maiali in quella maniera lì, cioè è petrolio lo stato puro, il petrolio prima o poi finirà, e se finisse il petrolio l'agricoltura è finita. Quindi l'agricoltura dipende in maniera troppo importante dal petrolio. E uno pensa che l'agricoltura sia qualcosa di naturale, appunto, di sostenibile, in realtà non è così. Per dire, dal mio punto di vista, la caccia è molto più naturale, perché la caccia non va a distruggere un equilibrio, se uno la fa per sopravvivere. Eppure ci sono tanti movimenti, diciamo, dietetici come i vegani, i vegetariani, che invece lodano tanto l'agricoltura perché dicono che non fa violenza, ma in realtà distrugge degli ecosistemi e inquina tanto quanto gli allevamenti intensivi. Io sono contrario agli allevamenti intensivi, sono contrario anche all'agricoltura intensiva. Per me il modo migliore di fare agricoltura è questo, cioè la permacultura, basarsi sulle piante e non sulle coltivazioni annuali. E loro sono stati i primi a fare questa cosa, io ho preso ispirazione, io quando ho fatto agricoltura mi sono ispirato a loro e qua fanno vedere tante... Lo potete benissimo andare a vedere perché qua a Parma è tutto catalogato, cioè tutti... Hanno tutte le foto di ogni specie di pianta che hanno messo. Loro cosa hanno fatto? Hanno preso una aiuola condominiale, tra quattro aiuole condominiali, e hanno raccolto delle firme e hanno chiesto ai condomini che abitavano lì, invece di lasciare un prato sterile, no? Perché non si vede, no? Tra i condomini si vede solo prato e dei ghiacciai. Hanno deciso insieme con i condomini di rendere, di sfruttare queste aiuole e le hanno rese coltivabili. E hanno cominciato nel 2010 a piantare delle piante da frutta per fare tutto, per fare pane, quindi castagni, per fare ortaggi, ma ortaggi permanenti, perché ci sono delle piante che fanno delle, diciamo, dei frutti che sono più degli ortaggi che dei frutti, e poi vera e propria frutta. E hanno cominciato pian piano ogni anno, volontari, diciamo i condomini. Hanno cominciato a investire, a mettere dei soldi per comprare queste piante, e pian piano adesso dopo 12 anni è diventata una specie di foresta commestibile, infatti si chiama Food Forest, dove praticamente tutti a turno tengono irrigato, tengono a posto lì, e uno può prendere il cibo che vuole, c'è ovviamente una regolamentazione, e il cibo prodotto lui sotto casa, ed è tutto stato studiato in maniera sostenibile, nel senso che quando voi fate questa cosa bisogna avere un minimo di cultura agricola, nel senso, voi avete per esempio un susino, non è che potete metterci un susino di fianco a un pino, bisogna mettere gli alberi più alti di dietro, a una certa distanza, quelli da frutta. Ci sono, diciamo, dei livelli, i livelli erbacei che sono, diciamo, le erbe spontanee, quindi tutte le erbe spontanee, perché per esempio invece di coltivare certi ortaggi, le erbe spontanee stesse sono commestibili. Per esempio la piantagine, il tarassaco, ce n'è un sacco. E loro ne hanno coltivate veramente tante. Voi andate lì in qualsiasi periodo dell'anno, trovate le etichette con ogni pianta, scritto cosa serve. Basta andare lì e chiedere, voleva raccogliere qualcosa, c'è un signore lì che è sempre lì, che vi guida, raccogliete con lui e poi coltivate. Poi se volete partecipare, volete raccogliere di più, basta dare una quota oppure venire lì ad aiutare, invece di pagare. E si va avanti con questo progetto qua. Io ho fatto la stessa cosa a casa mia. Ho fatto questo progetto però in piccolo e non in città. Diciamo che questa è la novità, era che era in città, era una cosa bella da fare perché appunto era in città, ovviamente hanno avuto dei problemi perché il comune gli ha fatto un sacco di problemi, però alla fine sono sempre riusciti a cavarsela, e io vi consiglio di andare a vederla, se volete possiamo andarci insieme una volta, sono delle persone eccezionali. Io quindi questo è un'alternativa al sistema consumistico dove appunto l'agricoltura è diventata qualcosa di tecnico, qualcosa di difficile, qualcosa che ti indebita, qualcosa che ti fanno credere che anche l'agricoltura, quando tu vai a fare un corso per diventare agricoltore, è tutto complicato, no?
adesso devi fare un corso per fare qualsiasi cosa. Invece questo è un approccio naturale, spontaneo, che è veramente sostenibile e che ha la massima rendita con la minima fatica, perché non va contro natura ma la seconda. Semplicemente bisogna essere bravi a studiare come le piante collaborano tra loro. Una certa erba, invece di pensare che le erbacce siano dannose, devi capire come funzionano tra loro, come comunicano, in maniera tale da soffocare quelle, diciamo, meno utili a noi, senza però usare nessun tipo di veleno, ma mettendoci altre piante che prevarranno. E anche la disposizione degli alberi, adesso non so se Michele ha modo di vedere del campo mio, lo sai, ma hai visto che ci sono tutte le sezioni, c'ho gli alberi grossi di dietro, poi c'è il cespugli, poi... ho fatto un po' la stessa cosa, in piccolo, e quindi io praticamente di anno dopo anno, quando invecchio, vedo sempre più frutta, sempre più, basta solo raccogliere. Ovviamente tutte varietà antiche, perché ogni zona ha le sue varietà di frutta antiche, che sono quelle resistenti, perché non viene fatto nessun tipo di trattamento. Perché se c'è da fare un trattamento, per me significa aver perso in partenza. Cioè, per esempio, uno vuole ostinarsi a mettersi le pesche qua. Qua c'è una sola varietà di pesca che sopravvive senza trattamento, che è il pesco sanguigno di Maria Luisa. E uno lo fa, però sono delle pesche piccole così, durissime, che vanno cotte. Ecco. Ed è l'unico pesco che sopravvive senza trattamenti. Per me, diciamo, è l'unica soluzione, perché se devo mettere una pianta e continuamente starci dietro, darsi del veleno, per me non è una soluzione, perché bisogna assecondare la natura, perché andarci contro è uno spreco energetico immenso e non ci porta a niente, ci porta a fare male a noi stessi e all'ambiente. Se invece certe piante non vengono affatto, è inutile ostinarsi, al massimo puoi fare una serretta, sì, però è inutile fare migliaia di serre per fare un alimento che poi in realtà di cui non ce n'è bisogno. C'è sempre un'alternativa. E io, se avete domande? Diciamo che ha fatto in modo che l'agricoltura perdesse il suo significato di connessione profonda con la terra e amore, che è comunque è quello su cui viviamo, prendesse invece una strada da cui è il suo dolore per far mangiare gli altri, e metterci in qualsiasi tipo di OGM e far mangiare dello schifo alla gente. Sì, hanno voluto farla, ma fanno così in tutto, anche con le api. L'apicoltore, adesso mi sono ancora stupito che non ti rendono obbligatorio a fare un corso, non ho mai fatto corso di apicoltura perché per me sono più stronzati. Però mi fa strano che ancora non abbiano reso obbligatorio, tu devi fare un corso. Però lo faranno, cioè, nel senso, vogliono complicare in maniera indefinita ogni cosa, anche la più semplice, per rendere tutto filtrato dai loro sistemi, c'è niente da fare. E chi vive in questa maniera qua se ne fotte altamente, diciamo, di queste categorie consumistiche tremende, che ce la vedete, l'agricoltore è un camionista, non è più un agricoltore. Cioè, li vedete, scendono dai trattori, c'ha la pancia, stanno con l'aria condizionata dentro una cabina tutto il giorno, basta. Invece l'agricoltore deve essere una persona magra, che fatica, deve essere in forma, invece è il contrario, cioè hanno completamente stravolto il... E poi c'è da fare corsi, manco se fossi un ingegnere. L'agricoltura, ok, l'agricoltura ha il suo sapere, però non è una scienza, non è un'arte che bisogna andare a studiare, che poi la maggior parte delle persone che ti fanno questi corsi non sanno niente, è gente, sono solo dei burocrati, ma la stessa situazione di categoria a cui per esempio mi devo rivolgere, la quella di Reti, sono tutti dei burocrati, non sanno assolutamente niente. Tu li vai a chiedere, volevo sapere cosa è meglio coltivare in quella zona lì, loro ti vanno, guardano le tabelle per la rendita economica, ma non è che sanno dirti se in quella terra, in quella maniera lì, riesci a coltivare. Poi magari te lo dicono, se tu sbagli, sono cavoli tuoi. Cioè, tu non hai nessun tipo di aiuto. Allora io ho capito che devi fare tutto con la tua testa, studiare, sperimentare, andare a vedere chi lo fa, andare a vedere chi lo fa bene, sia con le piante che con le api, col vino, insomma, qualsiasi cosa. E loro lo fanno bene, insomma. Voi andate a parlare con quella signora qua, che è quella che ha organizzato tutto, e lei è un'enciclopedia, che sa dire ogni cosa, vi spiega ogni cosa. Poi non so, raccolgono le foglie, fanno la pazza matura, hanno la lombricompostiera, quindi fanno il terriccio con l'ombrico fatto in casa, usano gli scarti, tutto qua. Usano un sacco l'acqua riciclata, hanno veramente... Gli mancano le api, avrei voluto metterle io, però purtroppo per esigenze, diciamo, di distanza mi è difficile. Però me l'avevano chiesto di mettere le api. Però per ora non è successa una collaborazione, però ho fatto pubblicità perché sono carino.
e quindi messo questo tipo di agricoltura, che poi se volete approfondire ci sono dei testi, ci sono un sacco, c'è un documentario bellissimo fatto dalla BBC che si chiama A Farm for the Future. No, non è qui, è qualcosa di simile. BBC Farm. Non era qualcosa del genere. Ce l'ho sul mio hard disk. Farsi è questa. Farm for the Future, questo qua. È un documentario di 40 minuti che spiega benissimo questo titolo in italiano. È del 2015. Spiega benissimo quello che vi ho raccontato. Fa vedere anche in Inghilterra dei progetti grossi di permacultura, di persone che hanno interi parchi, per esempio un ettaro intero solo di bosco, tutto commestibile, studiato che ogni pianta dà frutti e cibo tutto l'anno. D'inverno, d'estate tu vai solo lì, raccogli e cibo tutto l'anno, senza faticare. Devi solo faticare all'inizio a piantare le cose in maniera corretta, a studiare la luce, come, perché una pianta magari deve stare in penombra o in ombra, perché altrimenti magari vive ma non fa frutti. Stare attenti al tipo di terreno, metterci gli animali giusti, perché magari certe piante hanno dei problemi con le lumache, allora quello lì per esempio ha messo delle oche. È tutto studiato in maniera tale che voi dovete solo raccogliere, ed è un sistema, un ciclo naturale che fa tutto da solo e arricchisce la terra da solo, non c'è bisogno di concimare, non c'è bisogno di lavorarla. Questo documentario lo spiega molto bene, quindi si chiama Permacultura e ci sono anche dei libri sulla permacultura oltre a questo documentario, fatti molto bene. Perma cultura, adesso ve li faccio vedere. Sì, sì. Permacultura, ci sono tantissimi libri, diciamo che i più famosi sono questi. Qui ci sono un sacco di esempi pratici, ovviamente, tutti guardate quanta roba c'è. C'è un sacco di roba. Ecco, Bill Mollison è stato, diciamo, il fondatore negli anni 70, un inglese. Bill Mollison è stato più importante, anche Whitefield, come fare una foresta giardino. Quindi voi combinate le due cose, fate un giardino che è anche una foresta ed è bellissimo da vedere sia esteticamente, poi è un luogo rilassante ed è anche una fabbrica di cibo. Alla base di questo metodo di agricoltura si crea poi una comunità, è quello che voglio fare io, di persone che hanno in condivisione, diciamo, una realtà come questa e vivono di questo, quindi ognuno ha un suo compito, come sto cercando di fare io, ci vediamo tutte le settimane, due o tre volte alla settimana, adesso sta facendo l'orto, però pian piano bisogna passare verso questa transizione qua, finché è un orto che si fa a mano va bene. Il problema è la grande distribuzione, nel senso il cibo che abbiamo nei supermercati è tutto fatto in maniera sbagliata con l'agricoltura intensiva. Quindi bisognerebbe completamente stravolgere il sistema, ma il sistema non credo che lo farà mai, perché non ha convenienza, non ha nessuna convenienza. Bisognerebbe abituare la gente che sa mangiare la pasta di farina di castagne anziché la farina. Sì, ma anche cioè, i legumi nell'orto. Devi solo zapparlo, ma poi non devi darci neanche acqua, i ceci, i piselli, che adesso diventano, non sai come fanno a strapagare. Ma basta prendere sul bacinino, raccogliere i secchi, fai la farina caruta, cioè. Ma anche senza la pasta è un po' un vizio, cioè anche i legumi così. Diciamo che è un po' un... Legumi però sono annuali. Legumi sono annuali, infatti bisogna farne tanti e poi conservarli. Non c'è detto di bello. Perché poi restano secchi, non marciscono, non fanno nessun po'. Sì, poi mi fai gli sacconi. E poi pian piano li prendi, li lasci da un pollo e li fai tutto l'anno. E quindi e poi hanno proteine oltre che la pasta, quindi sono molto più sostenibili, non inquinano la terra, crescono. Cioè, nel nostro orto, infatti, i legumi è l'unica parte che non ho messo irrigazione perché non ha bisogno. E quindi c'è una spiegazione per tutto, soltanto che il sistema non insegna queste cose. Poi andate a fare qualsiasi corso per l'agricoltura, non insegnano queste cose. Se ne parlate, vedete, sembrate arroganti, come sempre detto a me. Cosa dire? È così, insomma. E, è uguale l'allevamento. L'allevamento anche lì c'è il modo sano di farlo, per esempio con le api. Infatti, se poi vi interessa, io posso fare dei corsi specifici. Volete fare, non so, una lezione sulle api, fatta in maniera naturale come faccio io. Io sono disponibile a fare un'oretta di spiegazione, perché voi prendete i testi di apicoltura, dicono tutte delle cose che sono corrette, ma sono intensive. Cioè, come l'agricoltura, voi prendete un testo di apicoltura,
tutto quello che ci ha spiegato vi fanno sempre vedere l'ape come qualcosa da dover piegare ai vostri bisogni. Invece non è l'ape che va piegata ai nostri bisogni, ma siamo noi che dobbiamo adattarci ai suoi e poter prendere quello che si può senza stravolgere il suo equilibrio. Perché in questa maniera fatichiamo meno noi e ottimizziamo il rapporto fatica immessa e guadagno alimentare in questo caso. Per esempio le api, c'è chi toglie tutto il miele che hanno sotto e ci dà zucchero. Se voi fate così sembra di fare di più, ma in realtà alla lunga, dopo 2-3 anni, le api si ammalano e muoiono, perché non hanno tutti gli alimenti, tutti i micro elementi di cui hanno bisogno. E lo dico per esperienza, perché ho visto tanti agricoltori farlo, anche biologici. E quindi è solo un inganno questo tipo di approccio, su tutti i manuali trovate questa pratica. Vi dicono che per ottimizzare il miele dovete fare così, cioè togliere un certo quantitativo, che in realtà è più di quello che andrebbe tolto, e lo sa male. Usare farmaci, sempre farmaci, non c'è alternativa. Come si cura le malattie, c'è sempre questo benedetto acido ossalico. Acido ossalico, l'unica, diciamo, sostanza che ha messo l'agricoltura biologica per curare le api, e invece non lo uso mai, lo uso erbe, acqua e zucchero, punto. Queste cose le ho imparate da un maestro che si chiama Francesco Mussi, che però su tutti i manuali lo trovate, Francesco Mussi di apicoltura, ma non è citato per queste cose, ma è citato per una roba che lui aveva sbagliato, una tecnica che si chiama spazio Mussi, che non ha funzionato e quindi viene sempre denigrato. Ma in realtà questa persona che ha 90 anni, io lo sento tutte le settimane al telefono, abita a Massa Carrara, un paesino, e lui è veramente l'unica persona che ho conosciuto che riesce a curare le api senza darsi un farmaco. Io le tratto così da 6 anni, i primi 3 anni che facevo apicoltura ero costretto a darsi farmaci, adesso non ho più voluto sapere. Quindi diciamo la spesa è zero, cioè la spesa è zero perché sono erbe che prendo in giardino, acqua, zucchero, non costa niente. Invece il farmaco, per esempio, non so, se voi avete 10 armi e ogni settimana 70-80 euro parte. E poi vi rende liberi dal sistema, perché il sistema, quel farmaco lo produce lui. Quindi è proprio un affrancamento, ed è in questa maniera che si smette di essere consumisti. E quindi si libera dal totalitarismo di questa società. Che abbiamo detto l'altra volta, il Green Pass è stata la punta, ma sotto c'è tutta questa struttura consumistica che ci rende schiavi. E la base è l'alimentazione. Una volta che poi uno è soddisfatto e bisogna alimentare, poi ci puoi costruire tutto il resto, ci puoi costruire la cultura, ci puoi costruire le forme d'arte, però la base è quella, deve essere quella. Infatti per me non si può fare un certo tipo di attività se prima non si è soddisfatti, diciamo, i bisogni primari, quelli alimentari, nella maniera corretta. Però è una cosa che per farla, l'attività, bisogna essere insieme, perché uno da solo fa fatica a farlo. Io l'ho fatto, però è difficile, nel senso che c'è tanto da fare. L'agricoltura è sempre stato un mestiere che faceva le famiglie, aveva tanti figli, e deve essere una, appunto, una nuova società, quindi bisogna essere un gruppo di persone. Tra l'altro adesso faremo un altro paint day a metà giugno, c'è un altro paint day, se volete venire a vedere cosa facciamo, faremo anche, cioè sarà metà giornata di cultura agricola, però metà giornata sarà anche di letto, quindi sarà da bere, un po' di musica, quindi si combineranno le due cose. Cioè combineremo l'utile e il dilettevole. Quindi lo facciamo a metà giugno, adesso quando lo farò ve lo dico, e se volete venire siamo sempre lì al Sanotaro. Michele si organizzerà quel cocktail. Con alcolici. Useremo la menta del nostro orto per fare i drink. Drink locali, sì. Decidetevi. Vabbè, visto che ho mille applicazioni, hai mai pensato di coltivare la canapa? Sì. Canapa andrebbe coltivata. Ma? Ma? No, bisogna farlo. Mi sono mai chiesto a farlo perché sennò non ce la faccio, perché sono da solo, non riesco a gestire tutto però. Ma appunto, per esempio, quando abbiamo fatto sta cosa, per esempio, la ragazza che è lì comincia a dire facciamo il vino, per esempio, se dovessi fare vino, api, ortaggi, che da solo non ce la faccio. È per questo che bisogna essere insieme, bisogna che ognuno, quello che lo appassiona, lo porta avanti, poi ci si confronta, perché ci si decide insieme, poi però ognuno deve approfondirlo, perché una testa da sola, cioè magari la testa basta, ma il tempo effettivo per fare le cose, no. Perché nella realtà fisica io posso essere in un solo posto in un determinato istante.
È per quello che bisogna farlo insieme, assolutamente. La canapa dà un olio eccezionale, poi la farina, poi l'uso farmacologico, i tessuti, cioè una cosa terribile, una cosa da fare. C'è qualcos'altro? No. C'è una domanda a te? No, non c'è domanda. Allora, posso anche un attimo qua? Questa è l'alternativa che io seguo, poi ci sono altre alternative che sono gli ecovillaggi, però diciamo che io il mio l'ho definito ecovillaggio, ma in realtà con gli ecovillaggi tradizionali non ha niente in comune, o poco. Il 90% degli ecovillaggi purtroppo è tutto fumo e niente arrosto, cioè sono delle comunità che diciamo molti sono solo lì per fumare, ma queste cose qua, quindi non tutti, però però la casa per il sì, diciamo che quando ho fatto questo progetto il pubblico che ho ricevuto, che sono arrivate 22.000 visualizzazioni per questo progetto, il 90% delle persone hanno detto: ah, vogliamo venire a vivere lì, vogliamo scappare dalla città, volevano venire lì, stare lì nella camera e pensando così che fosse gratis e stare lì senza fare niente. Cioè, sì, sì. Tipo per vacanza. Per vacanza. Sì, per vacanza. Qualcun altro invece voleva pagare e stare lì, come pensavano fosse una specie di turismo. Alla fine che ha capito questa cosa, siamo un po'. Quanti siamo? 6, 7. Sempre 5, 6. Sei sempre i soldi. Quindi definire il mio progetto come ecovillaggio ha creato dei problemi, nel senso che ho ottenuto molta visibilità, ma tanta visibilità che a me non interessa, nel senso che purtroppo c'è questa realtà qua, poi c'è questo un po' questo stereotipo del fatto che viene visto l'ecovillaggio come qualcosa dove non si lavora, dove la gente non vuole lavorare, in realtà non è così. Bisogna trovare l'equilibrio, è sbagliato anche lavorare 8 ore al giorno, secondo me, bisognerebbe lavorare metà giornata. La giornata non lavorare, fare qualcos'altro. E quindi diciamo che l'ecovillaggio organizzato in maniera corretta dovrebbe essere quello dove si lavora metà giornata, se lo richiede, perché magari dei giorni non si lavora o dei giorni bisogna lavorare anche tutta la giornata, perché purtroppo si dipende dalla natura. Ci sono dei periodi come la primavera che c'è tanto da fare, dei periodi che c'è meno da fare. E quindi una volta che si è trovato l'equilibrio tra il lavorare e l'occuparsi di sé, si va avanti, ed è giusto che si crei un reddito comune derivato da questa attività, perché quando voi appunto raccogliete dalle piastre le cose, le confezionate, si fa marmellate, miele, uova, queste cose qua vengono vendute in comune e ci si divide in comune il guadagno. Poi dopo ognuno il resto della giornata può decidere in base alle proprie esigenze di fare il suo lavoro suo dall'altra parte, lavoro privato diciamo, oppure di rilassarsi, fare altre cose sul passeggio. Io per esempio faccio metà giornata agricoltura o armi, metà giornata e l'altra metà giornata me la divido tra fare petizioni ai ragazzi e il canale YouTube, perché guadagno anche da lì, perché mi piace, sono passione dei vecchi videogiochi, della musica, Twitch, YouTube, faccio le live, queste cose. Quindi diciamo un modo più equilibrato di vivere, in modo tale da non essere assorbiti tutta la giornata solo dal lavoro, che in realtà la mentalità, il totalitarismo del consumismo vuole. E quindi è un modo di riappropriarsi della propria vita. Io l'ho sempre visto così e io sono felice a vivere così. Ognuno se la gestisce come vuole, bisogna che ognuno trovi la realtà che più gli piace, e se questa realtà non la trova bisogna che la faccia da sé. Io non trovandola, o meglio l'avevo trovata, che se lo sapete, io seguo la dieta dei gruppi del Slacco, ho fatto questo ecovillaggio che senti mozzi, così però mozzi. Mi trovo bene, il problema è che non è una realtà mia, quindi se Mozzi decidesse poi di mandare tutta l'Italia, io non avrei più avuto un punto di riferimento. Quindi ho voluto crearla io una realtà. E ognuno di voi può crearla oppure può aggregarsi a un'altra. Dopo io aspetto ad ognuno di voi scegliere cosa è meglio per voi. Altre alternative io di valide non ne conosco, perché tutte le altre alternative, se volete provare a dirmene una, ma le ho veramente analizzate negli anni, ma non le ho provate, cioè non le ho ritenute valide.
perché è fondamentale scardinare il diciamo la base alimentare, cioè il sistema di produzione alimentare. L'unico modo per scardinarlo uscendo dal consumismo è questo, cioè far tutto a mano e riuscire a faticare il meno possibile. Ma domanda? Sì. Cioè, qui, sì. Anche, la permacultura sì. Si applica solo alla parte vegetale o anche animale? Va, tutto. O anche energetica? Concezione, Tutto, tutto. Per esempio, cioè, per esempio, cioè le risorse rinnovabili, quindi per esempio l'acqua, fare energia idroelettrica, il vento, usare ogni tipo di energia che c'è in quell'ambiente, il sole, e, non so, per esempio costruire la serra attaccata alla casa in maniera tale che d'inverno hai caldo, perché il muro attaccato alla serra, se tu nel muro che fai attaccato alla casa la serra ci metti le camere, d'inverno, anche d'inverno essendo una serra, c'è caldo. Cioè è proprio uno studio... Ma vuol dire minimizzare la percentuale di tecnologia, così anche. Sì, certo. Allora, beh, allora dipende. Per dire se è un modo di vivere, di lavorare tecnologico comunque, o se punta proprio solo sulla forza manuale e... Beh, allora all'inizio la forza manuale sì, ma fino a un certo punto, perché l'obiettivo è non faticare come facevano una volta. Perché l'agricoltura, la permacultura è un modo intelligente di far cibo, dove tu non fatichi perché usi le piante e ottimizzi tutto, e c'hai il doppio del guadagno rispetto alla fatica che metti, o il triplo. Quindi non è assolutamente un modo di fare agricoltura come facevano i nostri antenati, che faticavano dalla mattina alla sera. La tecnologia certo che c'è, perché il solo fatto di conoscere queste cose hai bisogno di internet, nel senso che questo tipo di... È paradossale, ma se non ci fosse stato internet, io per esempio queste cose non avrei neanche mai conosciuto. No, ma dice, quando tu dici lavorare a mano, cioè sì. Io non capisco se questo stile di vita, di alternativa, si basa su eliminare, per esempio, moto zappe, e no, riesci a zappare no. a mano, o cioè... No, allora, è ridurre al minimo, è ridurre al minimo. Tecnologico, no. Liberando ogni... Sì, sì. È ridurre al minimo e diciamo quell'attività, qualsiasi attività devi fare in base alla produzione che devi fare, pensarle tutte, poi dopo se proprio non c'è modo, diventa troppo faticoso il rapporto al guadagno che ne hai, allora si usa un mezzo agricolo. Adesso poi tra l'altro li stanno facendo elettrici, per fortuna, però. Per esempio noi abbiamo un trattore, però invece di avere un trattore a testa, per dire, è un trattore che usano 50 persone. Cioè, quindi diciamo che la spesa è tutto ammortizzato e ne beneficiano tutti. No, assolutamente, no? Ma anche a livello tecnologico, nel senso, non è che uno deve rinunciare alle sue... Cioè, nel senso, se uno è appassionato anche di tecnologia, vuole ascoltare musica, delle forme d'arte, non è che deve rinunciare a queste cose. Dicevo, appunto, proprio l'elaborazione del campo, dico. Cioè, allora. Non vorrei che poi sembrasse un amore incondizionato per l'assenza di... No. L'importante è ridurre al minimo ed essere il più possibile indipendenti dal sistema per fare queste cose, perché, cioè, nel senso, tu hai il trattore, puoi fare, però devi avere già l'alternativa pronta nel caso in cui non sia più possibile acquistare un trattore, di sapertela cavare, cioè finché c'è lo fai, lo riduci al minimo, poi però devi avere l'alternativa, perché se poi fra 10 anni cambia il sistema del consumo e certe cose non sono più acquistabili o finisce di idrocarburi o qualcos'altro, devi sapere andare avanti, quindi devi avere delle strategie. E per dirti, quindi per esempio anche l'allevamento degli animali, appunto come le api, io che non uso farmaci, o le galline, c'è chi per esempio le tiene sugli alberi, non si fa neanche il pollaio, c'è un sacco di cose, ma ci sono dei libri che parlano di queste cose, adesso se devo scendere nel dettaglio non finisco più, però qui, tra l'altro c'è questo canale YouTube che ve lo consiglio, si chiama Bernardo Cumbo, c'è questa ragazza, vive a un ecovillaggio a 23 anni, che ha un video di 10 minuti che lei spiega la sua esperienza, che aveva, sì, appunto, aveva 23 anni, è andata a 23 anni, adesso ne ha 32 ed è ancora là, ha trovato un ragazzo là, vivono là, e hanno cambiato soltanto ecovillaggio da uno all'altro perché non si trovavano bene, e dopo ha fatto un altro video dopo 3 anni che ha fatto vedere come è andato a ritrovarla. Quindi questo canale Bernardo Cum è un ragazzo molto bravo che fa sempre video di sostenibilità, di modi alternativi di vivere fuori dal sistema. Lui stesso vive in un
un doblò camperizzato, insomma. Quindi lui aiuta anche la casa, il discorso casa, tutto per evitare appunto tasse, cose, di essere un po' liberi. Il canale YouTube qua è molto, molto valido, un sacco di idee. Io in maniera generale ho detto, perché non è che c'è tanto da dire, dopo io sono più da fare che da dire su queste cose, poi se mi mettete in un campo vi faccio vedere le cose, vi spiego punto per punto. Però se avete domande, se vi vengono dopo, le dite. Se volete delle informazioni, posso vedere dove trovarle, se no ci venite a trovare e vedete con i vostri occhi. E quindi sulla tua realtà stai sviluppando sia in parte arborea, sì, che orticola, che sì, tipo api e sì, api, galline, poi dopo animali di piccola, sì, sì, piccola taglia. Sì. La parte arborea è quella che facciamo in comune perché è la più faticosa, cioè l'orto è più faticoso. Le piante le avevo piantate anni fa, io 6-7 anni fa da solo, e le ho piantate circa 300. Quanto più crescono, più danno. Rose canine, sambuchi, ma di tutto di più, cioè noci, mandorli, susini, peri, cioè frutta secca, che frutta, che bacche, che è tutto commestibile. Poi appunto piante come il tiglio, come mangiare le foglie. Cioè, ho cercato di studiare il più possibile tutto quello che veniva in questa zona, usando le varietà antiche, che non dovresti farci trattamenti, resistenti a siccità e latte questa terra. In modo tale che tu non fai niente, e più invecchi, è bello anche perché più invecchi, più sei affaticato, e più vai da raccogliere, e più vai da mangiare. Cioè, quindi, cioè io quando invecchierai, se tutto è andato bene, avrai un sacco di cibo, avrai una risorsa incredibile, e poi dopo se crei una realtà comunitaria così, si consuma, quello che è in più si vende, e sì, così in modo tale che adesso io tra l'altro sono entrato in un, siamo entrati, ti ricordi Michele Brasiliana lì che è apparso sul gruppo, qua a Parma c'è una realtà agricola che fanno mercatini, si chiama Valveara, sono entrato lì in modo tale che adesso anche noi quello che produrremo in più lo possiamo vendere qua a Parma. Una volta ogni due settimane facciamo un mercatino e chi abita a Parma comprare. Cioè si prenota online la roba, cioè quindi si va sul sito dal VR, magari viene fuori il produttore, siamo noi, e non so, cioè, c'è la disponibilità, c'è scritto quello che c'è, e uno prenota qui c'è verdura, miele o uova, quel che è, poi dopo quel sabato, domenica, adesso non so quando sarà, ci si trova adesso in via Mantova, credo. C'è questo mercatini e ci saremo noi o io, insomma, che vi consegniamo il prodotto qua. Quindi diventa anche un luogo di aggregazione sociale, perché tanto che sei lì, parli, conosci. Ma è un luogo di scambio, di vendita e commercio, o solo di ritiro merce dopo che l'hai prenotata prima sul sito? Cioè, no, posso anche venire a caso e comprare lì direttamente? Sì, perché comunque portiamo un po' di più, non è che portiamo la roba. Okay. Sì, sì, sì. Tanto che veniamo lì portiamo un po' di più, certo. Ma è la questa cantoniera? Dovrebbe essere quello, sì, sì. Dovrebbe essere quello. Ce l'ho andato Mercat. E adesso però si chiama. Questo progetto si chiama L'Alveare. Sì, sì, ci sono andato varie volte. Ma ce l'ho andato anni fa quando io ancora non avevo niente. Adesso, dopo anni, cioè, sono stati loro a trovare me. Prima ero io a trovare loro e sono andato a me. Ci è ribaltato di me. Quindi, così. Se poi volete delle uova, io ce l'ho lì. Se mi dovessero servire, ho sempre le uova dietro io. Quindi, diciamo che l'uovo stesso, io per esempio, l'importante è avere del cibo animale, perché di solo vegetali, non, contrariamente a quello che uno può dire, soprattutto d'inverno non si va avanti. Adesso è una moda, un po' perché abbiamo i supermercati, uno pensa anche d'inverno di poter mangiare solo vegetali, ma la natura, almeno qua al nord, se tu uno devi vivere solo di vegetali non vive d'inverno, se vai all'equatore sì, ma qua no. Quindi le galline, avere degli animali è importante, sia per la carne che per... Mi piacerebbe anche mettere le pecore, perché in montagna c'ho 10 ettari di terra, che tocca tagliarci l'erba, adesso sto finendo la casa là, mi piacerebbe metterci le pecore, così può fare anche della carne. Ma tanto deve essere indipendenti, soprattutto quando paghi, cioè nel senso, sia chi compra il consumatore, e poi non lo chiamo più consumatore perché per me è brutta parola, ma è un sostenitore, oppure sostenitore, nel senso che sostiene la tua idea e vuole un prodotto di qualità,
sa cosa mangia, può venire a vedere direttamente, poi io stesso sono consapevole e apprezzo il valore di quello che sto mangiando, perché non è qualcosa che prendo al supermercato e scambio con dei soldi di cui non conosco minimamente niente, quindi anche magari lo mangio senza darci importanza, perché vi assicuro che se uccidete voi un animale e lo mangiate, quell'animale lì ha un valore nessuno, cioè proprio apprezzate ogni cosa e non lo supermercato, come succede a me quando mangio le galline, beh. E prima che facessi questa attività, cioè fino al 2010, io come tutti mangiavo le cose senza rendermi effettivamente conto che a volte che stai mangiando qualcosa che era vivo e che ha una solidità e che purtroppo il 90% delle volte quando lo compro al supermercato ha fatto una vita indecente. E quindi questa cosa mi ha sempre dato fastidio. Perché non ha fatto una vita. Non ha fatto una vita, sì. E quindi preferisco farla vivere libera e uccidermela io perché almeno so che ho vissuto bene. E so che sto mangiando qualcosa che ha un'etica dietro. Sì. Poi dopo ovviamente non è che possiamo fare tutto, ci sono altri che fanno altre cose, chi fa la carne bovina, sono altri, cioè ci conosco, c'è il Mabore, c'è la Santa Lucia, ci sono tanti allevamenti che tengono gli animali bene. Quindi con loro bisogna lavorare, scambiarsi i prodotti, fare una rete, perché ognuno fa cose diverse, si fa una rete, poi ovviamente ci sono una differenza di prezzo, si paga. E se ha tutto il cibo disponibile in una maniera qua sostenibile, si esce dal meccanismo malato dei supermercati che tra l'altro fanno indebitare un sacco i produttori. Cioè, la cosa è schifosa. Però la gente per la comunità non ci pensa, stressata da questa vita, da questo lavoro, e va al supermercato perché non ha tempo per fare il resto. Quindi è tutto un cane che si morde la coda, bisogna uscirne fuori. Insomma. Non è facile, però si fa piano piano. Non ho finito. Ho fatto domande. Vuoi dire qualcosa di che? Posta? No, non l'ho fatto. Assessore all'agricoltura a Parma. C'è una mafia a Parma, l'agricoltura. Guai toccare il parmigiano, il prosciutto, guai. O il pomodoro, no, guai. O il ma, no. C'è la mafia. Mi ammazzano subito.